E niente, siamo crashati. Siamo crashati malissimo. Io prego il cielo che ci sia un salvataggio automatico, che ogni volta che entri nella tua stanza privata il gioco si salvi. Perché se questo non c'è e io mi sono persa tutto il tragitto fatto, mi sparo. Ok, dovrebbe salvare ogni stanza. Bene. Colpa di Luke, ma veramente? Oh, basta, Luke. Ciao, Tsubasa. Buonasera. Dov'è Metello? Non c'è. Metello ormai non lo vedrete praticamente più. Ha iniziato a lavorare di sera. E quindi. Ciao, ciao, Metellino. Allora, vedete? No, che non vedete. Perché non vedete? Adesso sì, vedete. Ma tel o è me tel o? Sì. Ah, mi tel o, sì. L'ho capito dopo 3 tentativi. Ma mi sono rimasto solo e sì, vabbè. Ma non sei solo. Siamo tutti noi. Ci facciamo da mod. Ok, vediamo dove ci molla. Il terzo è sempre quello giusto. Mangio quella. Sì, avevo voglia di un po' di arachidi, ma ora smetto che sennò non ceno. Perché ci sono due connessioni una sopra l'altra? E soprattutto, perché dice impossibile accedere al server? Che stai dicendo? Ma siamo di nuovo crashati. Scansione ID Bridges. Controllo ID. Ok. Rilevate armi. Ok. Saranno bloccate fino alla partenza. Voi vedete? Abbiamo effettuato già la consegna. Cioè no, in realtà non dovevamo consegnare un ciuffolo. Dovevamo riposarci, dopo la popò è crashato il tutto. Yes. Ok, dai, non abbiamo perso granché. Meno male, meno male. Grazie, Crona. Abbiamo solo perso la doccia, esatto. Vedi a fare la popò in live, crasha tutto, è vero? Ma secondo me mi hanno censurata. È stata una forma di censura da parte di Twitch. Buongiorno, Sam. Preghiero di sangue completato. Sì, sicuro. Ok, per favore non crashare più. Sta. Buono, bravo, bello. Fatti una doccia. Saltiamo perché non vogliamo vedere il culetto di sto ciccino. Abbiamo detto salta. 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 Ok. Mi ha fatto l'occhialino! Sam. Ok. Ispeziona modellini. È una cosa che non facciamo quasi mai. Che è? Oddio, che spavento. Sì, beh, molto bellini. Li hai fatti tu? Belli, belli. Ok, beviti una Monster. Non ti hanno censurato, è solo l'universo che ha rimediato ad una violazione di un paradosso logico. Le donne non fanno la cacca, quindi lei, avendolo fatto in live, dovevano rimediare. C certo. E hai già guardato il pacco? No, no. No, non volevo vedere la mappa, volevo bere la Monster. Scusa, ma non abbiamo fatto ispezione al tavolo. Ah, ok. Bevi. Guarda tu che mi tocca fare.
Dio, ok. Buono. Ecco qua. Il cappello non lo possiamo... Oh, possiamo indossare anche gli occhiali. E indossali, dai. È bella potente la Monster. Io ho iniziato a bere quella al mango che adoro. Adoro veramente, è buonissima. E nei periodi di studio intenso. E anche a me ogni tanto succedeva che mi palpitasse. Ha. Yo bro, adesso siamo ultra fighi. Zoom il pacco? Come si zoom il pacco? Come si zoom il pacco? Albi c'ha voglia, accontentalo. Ma non so come si zoomi. Cioè, lo devo inquadrare. Ciao, abbracci. Che succede? Sto facendo un brutto sogno. Eccomi. Stai tranquillo, piccolo. Stai bene? Non sta tanto bene. Boh. Ma è troppo cute. Sonno, eh? Niente, ora non si sveglia più. Tipo L1, R1. Proviamo. No, non si zoom. Ispeziona armi, ispeziona attrezzatura. Vabbè, direi che abbiamo fatto, via. Sì, Giorgio, sì. Oh! Guarda qui. Era così che appariva il mondo centinaia di milioni di anni fa. C'era un unico continente. E... sai cos'è questa? Vedere quella vera, te lo prometto. Ma... tutto il mondo sarà a tua disposizione. Potrai andare ovunque tu vorrai. Anche sulla luna. In che senso? Sì, lo riconosco l'attore. Non ricordo cosa abbia fatto, però. Però l'ho già visto. Dica. Il tuo amico afflitto dalle Dooms. Il nostro tormento è dovuto all'esistenza della spiaggia, o meglio, alla sua scoperta. Sì. Un tempo le domande sull'aldilà erano una questione meramente filosofica e religiosa. Sì. Ma da quando scoprimmo l'esistenza della spiaggia, la morte diventò tangibile, esplorabile. Sì. I vivi iniziarono a oltrepassare i confini dell'aldilà, mentre i morti, le creature arenate,
cominciarono a tornare. Sì. E poi arrivarono le Dooms, insieme a una miriade di teorie strampalate di fisici e psicologi che tentavano disperatamente di spiegare questo mistero. Sì. I sintomi vennero catalogati e suddivisi per livelli. Mm-hmm. Ma i riemersi come te sono davvero una razza rara. Ma di nuovo. Una classificazione a parte. Gli scienziati devono aver fatto a botte per poterti dare un'occhiata. Oh, cosa hanno trovato? Oddio, vero. Sì, sì, mamma, sì. Sì, sì, esatto, sì. Sì, sì, sì. Così, e di nuovo ritornammo a combattere i mostri. E che palle, io voglio andare dritta per la mia strada senza la necessità di dover combattere sti schivi. Ti ho voluto bene. Cazzo. Ok. Ora, come si usa lo spray per le cose? Spray riparatore casse. Si usa? L'ho equipaggiato, no? Equipaggia. Usa L2 per premere lo spray riparatore. Ah. No, aspetta, scusami. Ah, usa dietro. Allora, dunque. Non devo usare il coso, oh. Ok. Allora, innanzitutto però devo capire la direzione. Per di là. Sai com'è Jojo, eh. Se no non rimangono in piedi. Dov'è? Ah.
Dov'è? Voi lo vedete? Ma è lì. C'è un altro qui. Vabbè, però tu sei scemo. Ok. Ok. Sentite, avete rotto proprio i maroons. Via, granata ematica. All'azione. Ho fatto una cazzata. Ah! Ma perché me la lancio così lontano? Vabbè. Oh, è andata a quel paese. Hai capito quelli di Death Stranding 2? Ce n'è un altro? Ah, eccolo là. Pokémon Go 2.0. Ok, in tutto ciò però, qua è la destinazione. Voilà. E là là, e là là, e là là. Non raccatti le manine a terra, no. No, e dovrei in effetti. Oddio, è pieno, è pieno. Ok, qua sotto. Forse abbiamo finito. Figurati fare questo pezzo con la moto. È da pazzi. E... ok. No, non è vero. Ah, oh no, ok. Ok. Pensavo fosse di nuovo uscito il lampeggino. Ma dai, Sam, sei stato per tutto questo tempo. Ok. Dai, dai, che ce l'abbiamo fatta. È lì, è lì. Guarda che bel porto, eh? Ora non so come faremo a scendere più che altro.
ci proveremo. Ok, pronti? Allora, oh oh oh, guarda la marameo, marameo, marameo. Oh oh oh, guarda la. Okay. Che bravi. Fatto. No, toccato. Volevi lo spettacolo Rocket, eh? E invece non te l'ho data questa soddisfazione. Bello comunque quando arrivi, cazzo, ragazzi. Non parte il copyright, Albi, eh. Ho controllato e non mi hanno mutato il VOD. Albi è scarso. Oh oh. Piano piano. Ce l'abbiamo fatta. Piano. Siamo a casa. Tipo gli elicotteri, gli aerei, non esistono? Con le CA che sentono e volano? Ah, ok. Ah, non pensavo arrivassero fino a lassù, oltre le nuvole. Ok, non ho portato con me la moto purtroppo. E me ne date un'altra? Ok, ce l'abbiamo fatta. Effetto consegna. Consegna. Tutte danneggiate, come volevate voi, no? Giusto? Dai, un po' di ruggine non fa male a nessuno. Sei il corriere? L'uomo che da solo fa il lavoro di una squadra? Hai due piedi, ma fai il lavoro di cento. Il carico è in condizioni perfette. Ah, sì? Accidenti, ma... grande impresa. Grazie. Beh, un po' di danni li ha subiti, però... Insomma... E la miseria! Bene. Ok. Ci porterai in una nuova era chirale o stronzate del genere? Sì. Forte, no? Fortissimo, fai pure.
È da una vita e mezzo che aspetto. Ancora devo capire come fa a muoversi con tutte queste cose attaccate addosso. Ti giuro, wow. Una parte di 100 uomini ci sono. Sono tutti corrieri? Nuovo collegamento stabilito. Nuova intervista raccolta. E quanta roba. Ok. L'area è connessa alla rete chirale. Ok. Aspetta. Cosa? Mi regali una sciarpa adesso? E quello dove l'hai trovato? Cosa? Quel piccoletto. Questo. Me l'hanno dato. È uguale al mio. Dove diamine l'hai trovato? Quel piccolo. Ma che cazzo? Beh, non saprei. Ma il piccoletto era attaccato alla capsula, se ci tieni a saperlo. Ma che. E chi ti ha dato la capsula? Igor, dello smaltimento cadaveri. Il mio fratellino. No! Quindi te ne ha semplicemente data una. Perché? Perché è morto. Ero lì con lui, alla fine. Spostavamo un cadavere, poi è andato tutto in malora, era pieno di CA. E una di loro l'ha preso. Mi ha detto di prenderlo e scappare. Già. Qual è la tua storia? Ma non mi sembra molto triste. Una catastrofe simile e continui. È morto tuo fratello, non so se è chiaro. Cioè. Ok. Vabbè. Certo, ce n'è voluto di tempo. Lo fanno tutti i corrieri, poi ogni tanto qualche pacco si perde. Whoopsie. Prendi cura di quel piccoletto. Signorina Whitto, avrei una domanda importante, però non so se va bene trattare di questo argomento qui ed ora. Vabbè, sti cavoletti, io va la bene. Faccio. Ma se è vero che le musiche fanno mu, ma una fa mu mu, possiamo definire questo caso come l'equivalente umano della balbuzie? Sì. Se una fa mu mu è balbuziente. È logico, Giorgio, ma te lo devo dire io? Un auge ha lanciato mentre pioveva il carico di cartone nel giardino del vicino. Sicuramente era fine missione, ha preso grado D. Eh sì, le mucche, ho letto musiche, scusate. Scusi, no, scusami tu. Kojima può spiegarvi i poteri dei corrieri? Ok. Grande Kojima. Allora, cosa abbiamo qua? Ah, le ricompense. Ma posso direttamente metterle. Scarica. Usato spray. Ok. Sam, ce l'hai fatta. Ma tu che c'entri qua? Questa comunità fa parte delle UCA. I loro dati sono parte della conoscenza condivisa. Col tempo e con la giusta quantità di stampanti chirali, costruiranno delle navi. E un giorno le acque saranno di nuovo nostre. Perché tu ci hai indicato la via. Anche se seguire la tua scia non è sempre un bene. Perché deve parlare così, forbita? Le UCA diventano un bersaglio per i terroristi. Sta sempre più sul cazzo, vi giuro, non la riesco a sopportare. Cosa succeda? Il resto dell'America sta aspettando, Sam. Aspetta che faccia il primo passo. Sì. E che li colleghi alla rete chirale. Certo, va benissimo. So che puoi arrivare da loro. Però, prendici dico, uniti. Nel senso, prendici di nuovo uniti. Io sto facendo un lavoro incredibile. Un'altra. Se tu non mi dai villa a tre piani... con piscina, vista sul mare, sì, vista sulla montagna, ce e 10 cameriere, un maggiordomo. Nave, l'unica nave in città è di un corriere privato. Corriere privato? Non dirmelo, fra già l'Express.
Esatto. Ho già parlato con il responsabile. Farò caricare sulla nave un po' di provviste che ci hai portato. Oh, alla gente di Lake Not City verrà un colpo vedendo qualcuno entrare nel porto dopo tanto tempo. Vai al porto quando sei pronto. È subito fuori dal centro logistico. Ok. Sam, torneremo uniti. Sam, ci vediamo alla spiaggia. Sam, le stesse cose che ti ho detto prima. Sam! A Port Not City non piove mai. Riposati pure nella tua stanza prima di uscire. Sì. Grazie. Ciaone. Un mio amico la chiama la signorina con le tette in ferie. Ma ragazzi! No, allora, ragazzi, ma state scherzando che quella non ha tette? Ma che... Ma scusate, per voi tette vuol dire avere una sesta. Perdonatemi. Al massimo 10 cappelli ti danno. Tieniti le granate. Sì, ora faccio... Sistemo tutto. Quante cose. È il minimo. Tette significa avere una terza o una quarta. Perfetto. Quella signorina probabilmente ha una seconda e mezzo. Grazie della tua generosità. Posta ricevuta, oggetto mio fratello. Una sacca piena del tuo sangue è stata riposta nel tuo armadietto privato. Ok, di nuovo facciamo doccia. Sempre solita animazione. Solito zoom che pian piano sale e poi. Volevi. No. Ok. Perché cambi fai l'occhiolino? Ho più tette io? Beh. Bene, ragazzi, siete tutti più tettuti di me, allora. O voi? È Albi che dice cose. Ah, come siamo arrivati a disquisire sulla definizione del linguaggio da strada di avere le tette? Ma non lo so. Mi guardi il culo e poi ti chiedi perché ti fa... Ma io non ho guardato nessun culo. Guarda! Cioè, me lo fa ugualmente. E allora? Hai un tic, bello mio. Ispeziona. È vero, guardo i culi. Che vi devo dire? Sono una qualità apprezzabile. Ciao, Samu! Ah! Buona questa monster. Ma ogni volta devo indossare gli occhiali e il cappellino? Io di culo ne so parecchio, è vero. Ho un ticco, è un personaggio molto ammiccante e socievole. Ma non capisco perché Rick abbia tutto questo astio nei confronti dell'attore. Ha un musino così dolcino. Hashtag Isaac. E non solo, in realtà. Entrò alla B. Ha fatto la capriola. Sonno, eh? Eh sì, però se fai due azioni di... No, bruttino così. No, no, Giorgio, no. La leggenda narra che sei partita da Isaac, sì? Con tutto quello scarpinare, se non hai il culo lui... Minchia. Che indichi? Che cazzo... Vuoi ispezionare l'attrezzatura, ok? Bella. Molto interessante. Cambia combinazione colori. Vogliamo cambiare combinazione colori? A me è sempre stato simpatico.
Ah! Blu è carino, blu marino. No, viola non si può vedere. Anche bianco neve, che poi non è. Facciamolo blu. No. Ok, ok, confermo. E gli occhiali? No, va bene nero. Va bene nero. Ciao Albi. Buona live per dopo, buona cena, buona serata, buono tutto. Ciao. Davvero? A trama finita? Ma... Allora, via, usciamo. Oppla. Collegamento. Oh, non ti ricordo. Ti ho portato un astronauta. Ma come un astronauta? Ma noi l'abbiamo preso dall'amico. Persino nello spazio. Molto presto uscirai da lì. Beh, appena tutto questo sarà finito, ti porterò ovunque vorrai andare. Ah, è Hannibal! Grandissimo, Luke. Ecco chi è l'attore. Ora è il rosso acceso per non essere notati. Magari è il rosso di stop. Fermo lì, non ti avvicinare. Che faigo! Che faigo! Aspetta! Fai buon viaggio! Infatti, stavo dimenticando tutto quanto. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo talmente tanta roba che non ha senso portarci tutta questa roba dietro. Innanzitutto questo usato lo possiamo riciclare. Prego. Niente moto? No. Poi. Armadietto privato. Nel magazzino abbiamo una sacca di sangue e una granata. Allora io direi di fare un attimo, di fare così. E prendiamo solo il necessario. Che ne dite? No, si va lì. Ok. Perfetto, quindi ora noi siamo vuoti di tutto. Quindi, recuperiamo. 2 CCP. 2 chiodi arrampicata. 2 granate. 2 granate ematiche. Ma forse anche più. Vediamo. 2 scale. Uno spray riparatore. 2 sacche di sangue. Forse anche 3. E basta. Facciamo un'altra granata. E ok. Ma l'abbiamo recuperato? Non è vero che l'abbiamo recuperato. Che cazzo ho fatto allora? Ma vavangulo. Allora, rifacciamo di nuovo. Dunque, allora, questo. 3 di questi. 2 di questi, questo. 3 di questi. Ok. 2 moto. Porto sulla schiena. Dispongo automaticamente il carico. Meraviglioso. E poi fine. Basta. Mettiamo tutto. Vediamo se possiamo fare un altro spray riparante. Sì, fammelo. E ce lo mettiamo
sulla rastrelliera. Olè! Perfetto. Vero, sarebbe stato bellissimo mettersi a schiena alla moto. Ok. Pronti! Prego. Avvio scansione. Fai buon viaggio. Ma non l'aveva detto però. Che succede? I granchi piovono. Ma perché non siamo al sicuro qua? Ah, proprio così. Avete insozzata tutta, maledetti! Oh! E tu? Dio! Il mio nome è Higgs, la particella di Dio che permea l'intera esistenza. Ma sei io, Pip, facciamo amicizia, mi insegni? Così sei stata tu a trascinarlo in tutto questo. Battuta ma indomita. What? Che succede? Bridget Strand è morta? L'ultima presidente d'America morta e incenerita. Oh, e ora sua figlia è stata designata a prendere il posto di mammina. Ma non può funzionare. La politica non è cosa che fa per lei, giusto? Oh, ma non temere. Riuscirò a trovarla. E con me sarà davvero al sicuro. Vedi, io sono finalmente riuscito a scoprire la verità sul Death Stranding. Non immagini neanche quante cose non sapete. La ragazza, per esempio, non è come te o me. Le Dooms non le interessano. Preferisce di gran lunga la distruzione su scala mondiale. È un'entità istintiva. Ciao, Corriera Moco minore 3. Ciao, Saki. È difficile creare connessioni se non puoi stringere mani. Per fortuna ho una forte connessione con l'aldilà. E tu? Non sei certo un ponte. Io invece ho legami con tutto quanto. Con questo mondo, con l'altro mondo e con il nostro piccolo angelo della morte. Sta tirando fuori. Questo sarebbe un angelo. No, non mi dire che lo cavalca. Hai la tua maschera. Sei nel menù. Non serve altro che una minuscola voragine per spedirci tutti quanti al creatore. Beh, che ne dici? Non ti sei stancato di questo andazzo? Non è forse questo che hai aspettato per tutta la vita? Un game over. Devo fare. Secondo la nostra stima dei danni,
Una singola voragine spazzerebbe via tutta Port Nozzini. C'è un muro Basterebbe qua. Basterebbe anche solo un unico contatto tra una CIA e un civile. Non deve succedere. Devi affrontare quella CIA. Come? No, no. Fatte buono. Lanciare granate? Ah! Sì, mi sa di sì. Granate, granate. Muori! Se ti sto prendendo non lo so. Sì, ora l'ho preso. Ah! Maledetta. Accio! Sembra che non mi corre, però è una cosa che... No, sembra. Non è così che si fa, devi scappare.